Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi proporrò un primo piatto, penso per voi inedito, dato che ho la presunzione di averlo inventato io. È un primo piatto molto gustoso, ma anche molto semplice. Ci sono pochi ingredienti che forse tutti avete anche già nel frigorifero. Quindi non vi resta che seguirmi per scoprire questo nuovo primo piatto. Vi ricordo che sotto qui, nella descrizione, ho messo l'elenco degli ingredienti e sotto ancora alcuni link selezionati di Amazon degli strumenti che utilizzo sia per filmare che per fare le preparazioni. Quindi se volete comprare qualcosa basta cliccare sul link. Voi come sempre mettete like, segnatevi alla pagina, fatemi pubblicità, riempitemi di commenti. Mi fa piacere veramente tantissimo leggerli. Come sempre, pinza, capelli e andiamo a cucinare. Ed eccoci giunti alla preparazione. Dunque, non c'ha un nome questa pasta, quindi quando la rifarete, e la rifarete e non solo, ma la riproporrete anche ai vostri ospiti, direte una pasta alla Simo, alla Babbo Simo, che vischero sul canale YouTube. Ecco, una cosa del genere, diciamo pasta alla Simo, va bene? Allora, per fare questa pasta ci occorre della pancetta, ovviamente la pasta, un po' di vodka, del formaggio fresco spalmabile, prende il nome da una famosa città degli Stati Uniti, diciamo, dove hanno girato un film che a me piace particolarmente, ok? Della noce moscata, pepe, un po' di parmigiano già grattugiato e prezzemolo. Ho già messo dietro di me la pentola sul fuoco, dell'acqua, quindi l'acqua sta arrivando in ebollizione. Iniziamo tagliando la pancetta. Eccoci. Allora, la pancetta dietro ha il pezzo della cotenna, ovviamente va levato, questo l'ho lasciato apposta per vederlo insieme a voi, così semplicemente se ne leva un pezzettino e si mette da una parte. Pancetta, questa è pancetta toscana, penso che ogni regione abbia la sua, se avete il guanciale va bene anche il guanciale, tanto questa è una pasta si fa con gli avanzi, quindi con quello che avete in frigorifero, anche questo formaggio qui, se non ce l'avete potete utilizzare una roviola o un altro tipo di formaggio sempre fresco spalmabile. Allora, facciamo delle striscioline di pancetta. Prima per il verso così, dopodiché andremo a tagliarle a fiammiferino o a julienne, che dir si voglia, per l'altro verso. Ovviamente è indicativo, piace più pancetta si mette più pancetta, piace meno pancetta si mette meno pancetta, questo a prescindere, insomma, ognuno che sia libero di fare quello che vuole. L'acqua bolle e ci metto il sale. Allora, tagliamo la pancetta. Abbiamo fatto le nostre fettine, adesso le incolonniamo così e facciamo le listarelline. Qui io le faccio così perché comunque si devono sentire sotto i denti, ma non troppo. Se piacciono più grosse, che hanno una masticabilità maggiore, le fate più grosse, le fate a quadratini, le fate come vi piace di più. Questo è soltanto un'indicazione di come la faccio io. Allora, pancetta tagliata, prendiamo una pentolina, o meglio una padellina, e ci mettiamo dentro tutto. Inizialmente non ci metto l'olio, ok? Penso che il grasso contenuto nella pancetta sia sufficiente, eventualmente si aggiunge dopo. Passo un attimo ai fornelli. Ho preso un pochino di acqua di cottura della pasta, la lascio un attimino qui a stemperare in questa bellissima tazza. Procediamo con l'impasto, o meglio con il condimento. Si mette subito il formaggio fresco, poi si mette la noce moscata, ovviamente la noce moscata, il pepe, il parmigiano, queste qui tutte cose a uno mette a gusto, a me piace la noce moscata, un po' ce la metto, mi piace sentirla, ecco, direi sia sufficiente. Un po' di pepe, un
un gocciolino appena di acqua. E mentre questo fantastico sottofondo di pancetta che soffrigge ci fa da compagnia, diamo una gelatina. Ok, si deve ridurre in una cremina così, quindi sia un po' più liquefatto rispetto alla consistenza sua originale. E lo mettiamo un secondo da parte. Passiamo a tritare il prezzemolo. Piace e mi rilassa, voi tagliatelo pure con mixer se preferite. Questa ricetta mi è stata subito snaturata in famiglia, perché la mia moglie non vuole il parmigiano e mia figlia Yavi non vuole il prezzemolo, quindi dalla base di partenza dei 4 ingredienti 3 vengono subito messi fuori. Io ce li aggiungo a fine cottura, quindi eventualmente se avete dei problemi di intolleranze o di gusto potete aggiungerli dopo. È ovvio che più tutto sta in infusione insieme più viene buono, però deve piacere ovviamente. Uniamo il prezzemolo al nostro composto di formaggio. Il prezzemolo io ce lo metto abbondantino perché comunque sgrassa un po' il sapore che lascia la pancetta, quindi ho messo una bella dose generosa, insomma vedete voi, incorporiamo bene il tutto, vedete bene, in questo modo aggiungiamo il parmigiano. Una volta aggiunto il parmigiano io ci metto un altro po' di acqua, bisogna che però si sia un po' freddata, perché se è troppo alta il parmigiano inizia a filare, quindi diciamo dovrebbe essere sotto i 70 gradi. Ora come si fa a misurarlo non lo so, però così la mano sopra ce la tengo, quindi direi che 70 gradi non siano. Ne metto un pochino, vediamo come reagisce. Bene, abbiamo avuto fortuna. Ok, la salsa è pronta, la assaggiamo. È già buona, è saporita. Non ho messo sale ovviamente perché il parmigiano sopperisce alla mancanza di sale, poi abbiamo salato la pasta. Se mi manca un po' di pepe, e un po' di noce moscata. Un'altra mescolatina, lasciatela un po' più liquidina così, perché questo sarà l'unico condimento che avrà la pasta, a parte il grasso della pancetta. Ovviamente si può aggiungere dopo l'acqua di cottura e vedremo come. Però di base di partenza deve essere un po' più liquidina. Allora, la preparazione praticamente è completata. Non ci resta che buttare la pasta e spostarsi ai fornelli. Quindi sposto tutto e ci vediamo dietro di me. Eccoci ai fornelli. Dunque, ho buttato la pasta che sta cuocendo e qui sta soffriggendo la pancetta. Gli ho aggiunto appena appena un goccio di acqua di cottura così. Mi raccomando, l'acqua va aggiunta quando ha già preso colore, quando è già un po' brustolita, perché sennò viene lessa. Allora adesso portiamo a cottura la pancetta, a cottura la pasta, il resto tutto pronto, ci rivediamo quando si sfuma con la vodka. A tra poco. Allora, la pancetta è arrivata praticamente a cottura. Ci si mette adesso la vodka. Perché uso la vodka? Perché è un superalcolico secco, quindi se è un superalcolico come sente il calore già evapora tutta la parte alcolica. Secco perché sgrassa la parte grassa della pancetta che ora mi sta bruciando, e andiamo ad aggiungere la vodka.
spruzza la vodka, sentirete proprio la vampata di alcol che vi arriva sul viso. Finita quella, ovviamente è finita la parte alcolica, possiamo anche spengerlo. L'aggiunta di liquidi con la padella così calda serve anche a far sì che tutti gli umori che sono rimasti sulla padella, sul fondo della padella, vengano ritirati in superficie, ok? Quindi ritirati in superficie, dopo si vanno da insaporire tutta la preparazione. Quando ci salteremo la pasta già sarà parzialmente condita, altrimenti rimane tutto sul fondo. Non ci resta che aspettare altri 5 minuti per la cottura della pasta e possiamo preparare il piatto. A tra poco! Eccoci alla fine della preparazione. Mi sono messo qui vicino il nostro composto. La pasta è quasi cotta, mancherà un minuto e mezzo alla fine della cottura. Ho riacceso il fuoco sotto la pancetta, adesso ci trasferisco la pasta. La pasta, quando la saltate, non la scolate mai del tutto. Lasciatela sempre un pochino più umidina. Della pancetta e la facciamo un attimino saltare. Allora, se non lo sapete saltare, bisogna fare in modo che l'amido dell'acqua della pasta leghi. Quindi se non lo volete saltare, tiriamola energicamente. Ovviamente sarebbe più semplice con una padella dai bordi più alti, ma preferite usare questa così che vediate per bene come funziona. Proprio la tiriamo proprio in maniera energica, si vede di già che l'acqua ha tirato, l'amido sta facendo la famosa cremina. Ovviamente io faccio così adesso. Aggiungiamo adesso la nostra salsa. Passiamo la fiamma, ci metto un gocciolino d'acqua ancora per pulire il tutto. Usiamo questo che è più comodo. Ok, tutto recuperato, c'è un profumo incredibile. Con la pancetta abbrustolita così dovrebbero fare un deodorante per ambienti, secondo me. Si spruzza nella casa, tutti i giorni c'è il profumo di pancetta fritta. Vedete? Il liquido che ho aggiunto, piano piano la pasta se lo sta ritirando, così che finisce l'ultimo minutino di cottura e si tira dentro tutti gli umori, i sapori e i profumi che abbiamo messo nella nostra preparazione. A questo punto la levo dal fuoco e ci vediamo sulla tavola per un doveroso assaggio che anche oggi mi sacrificherò a fare per voi. A tra poco. Eccoci giunti all'assaggio. Prendo un bel piatto, c'ha un profumo incredibile. Ecco, una bella porzioncina. Io la ricondisco un attimo con un po' di parmigiano grattugiato fresco. E un po' di pepe, sempre macinato fresco se possibile. A questo punto, una pulitina, forchetta, ragazzi, proviamo. No, vabbè. È la fine del mondo, veramente semplicissima. 10 minuti di preparazione ci mette più la pasta a cuocere che a preparare questa. È una resa eccezionale, fatela e vi ringrazierete.
Alla prossima!